Il 29 ottobre abbasserete la sala cinesca di questo negozio. Cosa è successo? Beh, è successo che sono arrivate le bollette con i rincari che ci aspettavamo già con terrore e nel nostro caso si sono aggiunte ad una serie di altre difficoltà che comunque stavamo vivendo con i nostri negozi, perché c'è una crisi nazionale rispetto ai negozi specializzati in prodotti biologici, perché i consumi si stanno spostando verso la grande distribuzione, gli hard discount, quindi i negozi come i nostri sono già abbastanza in sofferenza. È arrivata una bolletta dove siamo passati da 1.400 euro a 6.200 euro al mese, per noi assolutamente insostenibile. Ricordiamo che lavoro svolge la cooperativa, visto che tra i soci ci sono persone con diverse fragilità. Sì, la cooperativa è una cooperativa che nasce e vive per dare lavoro a persone con fragilità di vario tipo, fragilità sociale, disabilità, persone che escono da percorsi del carcere, insomma, diciamo persone che normalmente non trovano lavoro nei comuni canali. E quindi gli empori, i nostri due empori, sono una delle diverse attività che la nostra cooperativa hanno proprio con questa finalità specifica. Questo è il vostro secondo punto vendita, quello di Rosciano invece che fine farà? Quello di Rosciano proviamo a salvarlo, diciamo che stiamo in qualche modo sacrificando tristemente uno dei nostri figli sperando di salvare l'altro. Infatti diciamo stiamo facendo proprio una campagna che è quella di invitare i cittadini e i clienti anche affezionati del negozio di Poderino di continuare a sceglierci per la loro spesa e di farlo nell'altro negozio che invece cercheremo di difendere fino alla fine. Abbiamo scelto purtroppo di chiudere questo punto vendita perché è a sé stante, quindi con un suo affitto, un suo edificio, una sua autonomia rispetto all'altro che invece è inserito all'interno di tutto il resto della sede della cooperativa, quindi in quel caso chiudere il negozio non ci avrebbe fatto risparmiare i soldi dell'affitto, quindi a malincuore ma abbiamo dovuto fare questa scelta. Invece per i dipendenti qual è la situazione? La situazione purtroppo per i dipendenti è abbastanza grave, proprio in questi giorni avremo incontri con i consulenti del lavoro per trovare la soluzione meno dolorosa per tutti, ma sicuramente dovremo fare ricorso alla cassa integrazione e forse se la situazione non si risolve in qualche modo non riusciamo a riassorbirli in altre attività della cooperativa, rischiamo di perdere anche alcuni posti di lavoro. Qual è il vostro appello? Il nostro appello è di aiutarci a superare questo momento. Abbiamo fatto un appello proprio dicendo che abbiamo passato la nostra vita dal 97 in avanti cercando di aiutare le persone, adesso purtroppo siamo noi a dover chiedere aiuto, ovviamente chiedere aiuto anche per le persone che aiutiamo. Abbiamo indicato 4 gesti semplici che i cittadini possono fare: uno è quello appunto di scegliere il negozio di Rosciano per la loro spesa, uno è quello di aiutarci a farlo conoscere, noi abbiamo dei buoni spesa che possono essere acquistati e regalati proprio come incentivo, come invito a frequentare il negozio. L'altro è di usare appunto l'occasione del Natale per i cesti, per i regali, per regalare buoni regalo, sempre con questa finalità appunto di sostenere, di far conoscere il punto vendita. E la quarta è anche quella della donazione pura e semplice. Abbiamo dedicato una pagina del nostro sito che è www.cooperativacontatto.it salviamo la storia, dove ci sono un po' tutte queste indicazioni e appunto di come è possibile aiutarci.